Alla fine non è mancata un po' di delusione. Il tempo, oltre un secolo trascorso a circa una decina di metri al di sotto del livello stradale, ha finito per danneggiare le reliquie custodite nella prima pietra del monumento a Camillo Benso di Cavour, che dal 1895 troneggia al centro dell'omonima piazza romana, oggi teatro di un ampio cantiere per la costruzione di un mega parcheggio sotterraneo. La presenza del sindaco della capitale, Gianni Alemanno, in una cerimonia organizzata per l'occasione non è purtroppo stato possibile ammirare la pergamena con la firma del re Umberto I e della regina Margherita e le monete poste alla base del monumento, come era usanza dell'epoca. Il cilindro di metallo estratto dalla prima pietra alla base della statua di Cavour non ha retto alle infiltrazioni di umidità e i tecnici del comune, pur verificando l'effettiva presenza al suo interno della pergamena e delle monete, poste lì il 14 marzo del 1880, data della posa della prima pietra del monumento, poi completato 10 anni dopo, hanno dovuto inviare l'involucro che le conteneva in laboratorio per evitare di danneggiarne il contenuto. La cassetta di travertino contenente l'omaggio del re e della regina e della città di Roma al conte di Cavour è stata ritrovata l'8 settembre scorso durante i lavori di sterro al di sotto del monumento nell'attuale cantiere del parcheggio interrato, il cui completamento dopo varie traversie è previsto tra un anno. Oltre al sindaco hanno preso parte alla cerimonia, tra gli altri, il sottosegretario ai beni culturali Francesco Giro e l'assessore capitolino alle politiche culturali Umberto Crocchi.